Sabato pomeriggio si è tenuto un open day del volontariato al Giardino della Legalità a San Luca, organizzato dalla DLF Nissa Rugby, dove oltre ad aver giocato con i bambini hanno anche ripulito il giardino. Si tratta del secondo appuntamento, il primo effettuato mesi addietro nella piazzetta dei Marinai. All'appuntamento di sabato erano anche presenti le associazioni Naponos, che hanno intrattenuto i bambini con giochi di recitazione, e i Canuzzi di strada, rappresentati dall'assessore al ramo Gettino Andaloro e dal volontario Armando Turturici. Presente anche il presidente del comitato di quartiere San Luca, Nello Ambra. Un pomeriggio di gioia e spensieratezza, dove il presidente della Nissa Rugby, Giuseppe Lo Celso, ha sottolineato di come il rugby sia una famiglia. Questa, come molti sapranno, è il secondo Open Day dell'anno che facciamo per quanto riguarda il gioco del rugby di base per tutti i bambini. Naturalmente è proprio la federazione che ci dice di fare queste giornate in tutta la Sicilia e noi come società organizziamo quella a Caltanissetta. Come ripeto, è la seconda che facciamo, la prima l'abbiamo fatto alla piazzetta dell'Ancora. Ora questa qui ancora prevedo che, anche se c'è un buon afflusso, tanti altri bambini debbano venire, sicuramente. Siamo molti contenti. Volevamo farne una al centro storico in piazza, non per essere polemico, però era questo il nostro intento, ma naturalmente ci vogliono molte... non era facile che ci accettassero qualcosa del genere, però noi siamo contenti perché pensiamo, come abbiamo sempre pensato, che la Nissa Rugby è fatta da famiglie e, come qualcuno potrà vedere, ci sono molte famiglie. Con i nostri bambini seguono le famiglie e questo ci fa tanto piacere, vuol dire che come noi rispettiamo loro, siamo rispettati e voluti bene da questi genitori.